Uno, due, tre, quattro, ritmo, su, lavorare al bacino, signori, su, il bacino, signora Tamara, su con le braccia, uno, due, tre, vestito pure di viola oggi, uno, due, seguire il tempo, signore, ritmo, ritmo, signora Tamara, su, forza, uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Wow. Adesso in terra. Ecco, devi fare lavorare gli adduttori. Ma la vuoi finire sì o no? Ma è possibile che ogni giorno trovi sempre una scusa per toccarmi tu a me? Non la faccio più, scusa. Sette, otto. Uno, due. Questo esercizio farà molto bene per rotoli pancia. Dear mia amica Jane Fonda. Sì, ma Jim Fonda non ha calcoletti, che c'è sempre questo ricchiogello di mezzo che mi tocca gli adduttori. Fatti gli adduttori tuoi! Adesso oh, tutti vabbè in piedi per fare il respiro. E poi io la portaiella. Piano, piano. Adesso fare coppia. Formare tutti facciamo coppia. Facciamo coppia together? Pietro, ma quante volte lo devo dire che mi devi lasciar perdere? Ah. È possibile che stai sempre appresso a me? Signora, è su detto, mi attacca tutto la, sopra la mente. Vabbè. Ah, vieni tu. Io non lo so, sembra quasi effeminato. Tenere stretti le mani. Giù, su. Bello. Terno. Che belle maniche c'hai. Terno. Tu sempre fare complimenti, piccolo italiano simpatico. Io credo dire molto fiori che tu mandi. Io molto sensibile. You're very nice. Thank you. Interni, esterno. A me interni, mi piace questo. Però a me dell'aerobic non è che me ne frega. Io tomorrow te lo dico, non ce la faccio più. A trovare interni, esterno. Te lo do io interni, esterno, Ellen. E se ti acchiappa da sola? Dove vai, per tetti? Gli adduttori. Avete preso le misure giuste? Perfetto davanti alle vetrine del mio negozio. Ma porca puttana, ma come uno non legge neanche l'insegna? Ci vuole un po' di educazione, ci vuole. Uno si può ingazzare. Ma tu fatica, dottor. In che senso? Primo, se potrebbe viare in cazzatura a voto. Secondo, se potrebbe rimediare pure in baffa. Ah, ho afferrato adesso. Va bene. Useremo il sistema B, tutto un altro... Ecco. Un caffè freddo per lei.
un tè alla menta per lei. Grazie. Volete averla con piacenza di spostarvi? Ma se ti sposta il camion... Sera, Bruno, dove siete? Figurati. Non c'è nessuno nel negozio, non avete visto che c'è un camion davanti alla vetrina che ci copre tutto? Bruno! Oh! Buongiorno, dottore! Buongiorno. Signori, per cortesia, le ho detto mille volte di non mangiare i panini in servizio. Siccome sono le 13, pensavo di chiudere. Ah, sì? E siccome io sono il padrone, pensavo di licenziarti, va bene? Dov'è Bruno? I televisori della Germania sono arrivati! Buongiorno, commendatore. Primo, ti ho detto mille volte di farti la barba a casa tua. Secondo, ma ti pare che in un negozio dove vendiamo rasoi elettrici tu ti fai la barba con la lametta? Stronzo è troppo poco, aggiungi tu il resto. Signore Benedetti, vendendo i proiettili, 25 milioni, l'ho pagato e arrivato alla Germania. Dottore, mi è scappata la marcia. Che significa scappata la marcia? Che significa? Ma dottore, non si preoccupi, tanto siamo assicurati, si è risolto. Madonna dell'ingorone, tiziene, prendete dell'assicurazione. Roba che succede a chi lo... Ma sempre con sti panini stai! Commendatore, che disastro. Ecco, ma quando potrei fare il coraggio elettrico? Mi dovete ridare 20.000 lire, delinquenti assassini. E tutto è tosse mio! Che giornata iallata! Guarda che casino! Beh, è che è un mondacarichi questo? E che è colpa nostra se questo abbia lo stesso... Ma questo è un ascensore, serve a trasportare le persone. Perché, scusa, non siamo animali? Scegliere gli occhi. Maleducati, sindacati, maledetti, lama, carniti, bentornati e bentrovati. Chi l'ha comprato? Ma che me frega a me? Io so solo che da stamattina mi sto a fanculo. Lei è proprio nobile, di famiglia. Se aveva detto che mi avvertiva, ginecologo. No, mo esce. Brava persona. Giovanna? Niente. Non ne posso più. Il nostro amore è finito. Giovanna, lo sai che il ginecologo qua vicino ha venduto l'appartamento? Oh no, che mascalzone. Mascalzone, figlio di puttana, dico io. Mi dai la parola d'onore a me, che se domani lo vendo lo compro io, dammela a me, no? E gliel'avevo pure detto. Sarà sola così. Con un bambino in grembo. Il suo bambino, poi. Oh, son of a bitch! C'ha una relazione con un'americana a Palm Beach e c'ha un figlio. Non si può, non si può. Vabbè, non è che ne dobbiamo fare una malattia adesso. Però mi avrebbe fatto comodo 400 metri quadri. Oppure un domani che vogliamo regalare l'appartamento a nostra figlia se si sposa, Ma allora sì. Lasciala stare se devi farla soffrire così. Neanche J.R. nella sua perfidia l'avrebbe fatto. Ma come sto parlando a un'ora da solo come una... Ma non con J.R. sta parlando. Mariella? Jenny? Oh! Non ti mangi in questa casa oggi? Niente. Chi c'è qua dentro? Sono Jenny, dottor! Oh, madonna benedetta, stai nel bagno della camera mia, non puoi andare nel bagno tuo di servizio! Gesù, ma che sta il razzismo? Tu hai finito il tempo dei padroni e delle serve. E poi non ho ancora finito. Io ho diritto alle stesse comodità vostre e voglio un bagno bello. Ho la vostra grande col miscelatore. Con i rubinetti d'oro. Ciao Mariella. A cameriere sta di là. J.R. sta di là. E qua chi c'è? Senti, che ha occupato il bagno? Eh no, perché se è chiuso dentro vuol dire che... Ah, c'è il boyfriend. Ciao, vecchio. Un'altra volta, l'ho detto mille volte di non chiamarmi vecchio perché mi fai cazzare, va bene? Ah. Non è l'età che conta. Ma che fa la tua generazione? Chi siete? Che volete? Ma perché tu chi sei? Che vuoi tu? Io sono nichilista. No, tu sei casinista. E la prossima... E la prossima volta che vieni dentro al bagno di mia figlia... Mi dici, permessa, capito? Tiè, Zagara. Oh! Vuoi dire qualcosa, scusa? Meglio sorvolare. Ah.
Però avverti il nichilista che mi ha annichilito tutto il bagno e ci vuole l'acido borietico. Ok, baby. Oh, baby. Come on, baby. Come questo on. Mi sta sulla punta dell'esofaga, beh. Sulla punta. Antipatico. Anche voi vi siete coalizzati contro di me. Abbondante. Chi va ad aprire? Chi va ad aprire? Chi va ad aprire? Vado io! Buongiorno, sono il suo nuovo vicino di casa. Ah, è lei che ha comprato l'appartamento dal ginecologo? Sì. No, perché mi stavo chiedendo con mia moglie, chi è questo signore che l'ha comprato al posto mio? Lo dovevo prendere io, sa? Ah, è stato un puro caso, sa? A una festa di rotariani mi hanno presentato il ginecologo. Avevo bisogno di casa, una parola tira l'altra. Un milione, tira l'altro. Sa, perché io il ginecologo lo conosco, e sarà un rotariero, ma... Pensi, io ci avevo offerto 280 milioni in bocca, una presa all'altro. Lei l'avrà pagata 3,30, 3,40. Ma che? Questo è il bello. 240 milioni. Un affare d'oro. 240? Sì, 240. Prego, sa come? Oh, perdono, mi sono ancora presentato. Ingegner Corinto Marchialla. Corinto è il cognome? No, il nome. Ah, Marchiella è il cognome. Oh, Marchialla, colà. Colà. Mi scuso, sono pugliese, le A diventano E. Io mi chiamo Altomare Secca. Prima che lo dice lei, glielo spiego io. Altomare è il nome, perché da noi in Puglia, io sono nata ad Andria, in provincia di Berici, ci sono questi nomi che sono aggettivi, Altomare, Sterpeto, non so, Addolorete, Ingoronete, io che potevo fare, era appena neto, che mi ribellevo, ero 5,5 kg. Invece mio padre, io non ho avuto il papà. Oh mon Dieu, orfano? No, figlio della colpa, dicevo. Mia madre mi ha abbandonato sulle schiadure. E allora poi ho preso il cognome di mia madre e mia madre era Secca. Non Secca. Beh, poi glielo spiego un'altra volta, molto lieto, lietissimo. Mano di fuoco. Beh sì, è un fatto di sangue, c'è una circolazione caotica. Madonna mia, che casino che avete combinato, dottore, siete sempre al solito. Ho avuto un po' di gente a colazione, sa. Oh, che sbadato, ero venuto a chiedere una cortesia, un po' di sale. Se nella confusione del trasloco ce ne siamo dimenticati. Senz'altro, per così poco, glielo vado a prendere. Grazie. Subito. Lei mi aspetta qui. Gentile. Subito, eh. Scusi, tempo. Prego. Ah. Io gli offro 280 milioni, arriva questo, con la faccia da ebete, e lo prende a 2,40. Tu invece di chiedere sempre gli aumenti, cerca di essere più educata, capito? Che cosino, dottore! E pulisci il bagno di mia figlia, che pare un campo di concentramento. E quello lo usa sempre vostro genero. Non lo chiamare così, che solo l'idea mi fa venire da vomitare. Che cosa ridi sempre? Lavora! Non vi pigliate colora, dottore, sennò vi può venire pure un infarto. Tiè. Assalta. Ma non me lo dica. Nell'ultima puntata Rodolfo l'ha abbandonata col suo bambino in grembo. Oddio, e la povera Marina? Poverina, è disperata, vuole morire. Oh! Le nostre metà hanno già familiarizzato, secondo le regole del buon vicinato. Mia moglie è Ludovica. Molto lieto. Io te voglio bene assai. Sono i canti della sua terra, della Louisiana, è mezzo soprano. Com'è simpatico lei, signor Secca. Grazie. Ecco qua. Oh, Dio, è cascato in cielo, portai... Non sarà mica superstizioso? No, per carità. Il solito sbadato. Non si preoccupi, per così poco. Volevo ben dire, un uomo come lei... Da me, caro. Hai mangiato, darling? No, darling, ho attaccato i poster in cucina. Sì, perché mia moglie mi fa da mangiare e per vedere le telenovelle mi fa gli spaghetti come la cola dei manifesti. Rimettilo così. È proprio spiritoso lei. Grazie. Sono davvero molto contenta di essere venuta ad abitare qua vicino a voi. E poi mi piace l'appartamento. Sì. È molto bello, così curato nelle rifiniture. È vero. Sai che cosa mi ha fatto decidere? Gli impianti igienici. Perfetti. Sì, no! Il bagno di vostra figlia si è intasato. Galleggia tutto. È uno schifo. Ecco. Viene da Cambridge. Sa che sta la servizio a Buckingham Palace? Con Lady Diana! La servitù non è più quella di una volta. Beh, Ludovica, togliamo il dottor. Sì. Signora Giovanna. A presto, cara. Arrivederci. Machella. Alla. Arrivederci. Arrivederci. Cari. Gioca a bridge. Eh? Ah, no, bridge no, sa, io non sono rotariano. Però so giocare a briscola, zicchinetto, sette pizzico. Peccato, facciale. Avremmo potuto passare qualche bella serata assieme. Ebbè, non mancherò occasione. Andiamo, Corinto. Volta. Grazie del sale. Arrivederci. Grazie del sale. Mi hai fatto caschere, mortecci tua. Dotto, non ci sta niente da fare. Ci vuole l'idraulico. Breve, ci dobbiamo sempre far conoscere dagli estranei. Fa schifo, bagna, galleggia. Togli il sale da terra. Che portaiella. Signora, venite come mi tratta.
tratta vostro marito? No, no. È solamente perché sono negra. Ha ragione. Lo sai che periodo sta passando. Suo marito si è innamorato di un'altra. Lei soffre tanto, poverina. Cosa vuoi? È figlia della guerra. È figlia della guerra. Questa è figlia di puttana. Sì, amore. Dove state andando voi? Andiamo a goderci gli ultimi attimi di pace. Il mondo sta per finire. Uomo. Però la sera... Uomo, vieni sempre a casa mia a sbafacchiare e a mangiare. Tre bistecche alla volta ti fotti. Uomo. Papà, perché me le tracci così? Perché? Perché mi sta antipatico? Non fare così e se gli viene un trauma. Ma che me ne frega del trauma? Uomo, fermati, no, te lo devo dire. Ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va bene? Lascialo perdere, vieni. Mi sento bene, mi sono liberata adesso. Vado io, vado io. Salta il sale. Sì? Sono io. No. No. 188 televisore a color 99 canali. Sì, Hotel Mundial, appunto. E non li vogliono più. Ma come, ho parlato io col direttore generale? Niente. E vabbè, vabbè. E annullate l'ordine che volete da me, arrivederci. Ah, porca puttana, mi è saltata la fornitura di 188 televisori a colori. Ho perso 82 milioni, ho perso. Sta iniziando pomeriggio con sentimento, non mi rovinare anche questo, eh? Ma come a me sta iniziando un pomeriggio di catastrofe? Oh, come un pomeriggio con sentimento? Che me ne frega a me? Che io il sentimento lo sto perdendo. Oh. Ottima idea, tu voler imparare inglese da me. Ottima idea. Io approfittare per far dimagrire te. Inspirare, espirare. Jogging tutti i giorni, a lunga vita, colpo animalo. Che so, un animalo io? Inhale, exhale. Che significa? Inspirare, esalare. Sì, io sto esalando l'ultimo respiro. Be careful. Be careful, ho detto be careful, stai attento. Visto tu non sapere inglese, tu cadere. Ah no, Luca Albro, ho dato una capocciata che sembravo Falcao. Ti devo parlare, Ellen. Tu piccolo uomo tenero italiano. Sì, grazie. Perché è molto brutto per un uomo come me vivere da solo. I sleep alone tonight. Tu non sposato? No, io vivo con la mia mamma. I understand. Sì. You want to make love with me. Ora io dire una cosa molto importante a te. Tu ascoltare molto bene. Sì, ma parla slow. Tu vuoi fare amore con me? Ma che? Io allora raccontare da quando... Venerdì 17. No good, gratation. Ellen, ho detto slow. Io ora voler un uomo come te, non bello ma gentile. Hai capito adesso? Oh, cazzo, ha detto. Inspirare, esalare. Aria cacciame farà molto bene. Duet cats, porta bene, gatto bianco. Senti, io ti devo dire una cosa. Alla mia mamma farebbe tanto piacere che io mi maritassi. Maritozzi? No! Sì, con la panna. Allunga! Io mi meritassi che mi sposo una brava ragazza come te, per esempio. Ma cosa dire, piccolo italiano simpatico? È nero il gatto! È nero! Allora attraversate a stare il portaiello, questo! Duet cats! Sono successo troppe disgrazie in questi giorni! Antomar, cosa stai facendo? Sto toccando il ferro! È fuoco! Ho messo la mano! Il fuoco! Mano di fuoco! Marchiella ha detto che c'è la mano di fuoco! Oh, Marchiella! Un'altra settimana di disgrazia adesso. Ma che cosa stavi facendo? Stavo cercando di vedere dentro Marchiella. Da te non me l'aspettavo. Ti ho sempre visto come un Juan Pereira. E chi è questo Juan Pereira? Un uomo tutto d'un pezzo. Shh, non credere. Dedito alla famiglia, al di sopra di tutte le tentazioni. Il padre di Assunzione! Non credere, disgraziata maledetta! Telle telenovelle, Assunzione, tu sei da manicomio! Vuoi forse negare che stavi spiando nell'intimità della signora Ludovica? Quell'intimità con Ludovica me ne frega a me! No, non dire
Secca! Chi è? Ma che cosa sta succedendo? Niente. Siccome mia moglie ha visto Juan Pereira, allora ha detto io c'ho freddo. Io dico io c'ho caldo e me ne vado dentro a dormire. Buonanotte. E buonanotte. Che io... Lo so che cerchi di rimuovere il fatto di essere figlio di nessuno, affogando il tuo io nella lussuria, come Rodolfo! Senti, Giovanna, per cortesia, ma insomma è possibile che tu debba sempre usare questo linguaggio da telerincoglionita? Non ci capiamo più io e te. Io ho dei problemi più importanti in testa, più gravi, c'ho un sospetto! Sì, quale sospetto? Se mi guardi in faccia te lo dico. Guardami in faccia. Con calma, Dunque, ieri un camion mi ha sfondato la vetrina del negozio. Guarda che esso trasportava i suoi mobili. Viene a casa, zoom, mi butto il sale per terra. Si presenta molto lieto, parla dei servizi igienici, pra, e si indassa tutto il cesso. Poi appena mi ha detto, buon lavoro, signor Secca, mi è andata a puttare pure la fornitura dei televisori, e mentre oggi andavo con Ellen, che... Ellen? Che, no. Chi è Ellen? L'LP di Battieto, che ho comprato. Mi sono bruciato la mano, e beh, 13.000 lire più IVA. Ma che cosa speravi di vedere con quell'espediente? Che speravo di vedere? Mettendo con l'affare con lo specchietto, pensavo che li sorprendevo, non so, che facevano a una macumba, una macumbera, spiritismo, che ne so. Sei il solito meridionale superstizioso, ma come fai a credere a certe cose? E io ci credo. E poi il signor Marco... No, non nominarli, nominati per cortesia, né nome né cognome! Va bene, quello lì è un uomo così distinto, Ah! Ecco a chi assomiglia! A Blake Harrington, quello di Dynasty, vero? Sì, proprio uguale a Black Carindon, la faccio proprio perfetta. Hai visto? Che? I ladri, vuoi vedere che sono i ladri? E completiamo anche questa giornata in bellezza. Stai attento, amore, forse è solo un topo, non ti esporre. No, ma se è un topo si espone lui, io l'ammazzo se è un topo. E se non è? Ho paura. No, è un topo, è un ladro, questo è un ladro. Senti, non ci fare del male, che ti diamo tutti i soldi, Salve, sono Carluccio. Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino. Ho fatto il grande salto, uomo. Te lo faccio fare io il salto, ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua? Io, glielo date io le chiavi, va bene? Stai buono. Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno. Allora, pare zitto, basta, silenzio, non ti frega, ciao. Andiamo. Ti sta bene. Vecchia scoria della borghesia, obsoleto. Obsoleto, m'ha detto a me. Sì, obsoleto. L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me. Continuamente ti spezzo la carotide, maledetto disgraziato, scortico vivo. Obsoleto. Vieni via, vai. Che ciò significa obsoleto? Ammazza. E per forza il bambaciore fa l'endere urbano da casa mia. Signor Secca! Buongiorno. Anche lei mattiniero, Sì, sto facendo un salto in banca. Oh, guarda caso, raggiungo proprio adesso. Anche lei pasca è qui all'angolo. No, una banca più londana. E che banca è? La banca commerciale del Lazio. Hai attenzione alle piccole banche private, a volte riservano delle brutte sorprese. Avrà un tasso privilegiato? Sì, abbastanza privilegiato. Un prime rate legato a un completion bond? No, è terreno normale, c'è la sala d'aspetto come tutte le banche. Arrivederci. Ossequio alla signora. Ossequio anche alla sua. Madonna benedetta dell'alto mare, tutta la iella butta la mare. San Zabbino di Canosa, fa che non mi succede qualche altra cosa. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Finocchio a chi, scusi? Ma sto parlando da solo, cosa vuoi? Che disastro, che disastro. Ma che disastro è successo? La banda del Cavò. La banda del Cavò. Insomma, mi dite che cosa è accaduto. Le cassette della sicurezza sono state scassinate. Ecco la mano. Calma, calma. I ladri non hanno fatto in tempo a fare il colpo. Solo una cassetta è stata scassinata. Meno male. Soltanto una bella fortuna. Scusi, direttore, per caso è la numero 23? Sì, la 23. Ah! E che banca è? Ah! Mio Dio, non sarebbe mica un infarto. Quella è la iella dell'innominato che colpisce come una punizione di zinco. Arriva ad effetto all'improvviso. Ah, dottore, le devo dire una cosa. E mi vuoi dire, so già tutto. Qualche altra disgrazia? Si è bruciato il magazzino? Abbiamo venduto solo due pile? È morto qualcuno? No, anzi, abbiamo avuto un negozio pieno di gente fino adesso. Mai vista una giornata così. Neanche dentro del campionato del mondo. Ah, sì? E quando lo abbiamo in cassetto? 8.500.000, ecco qua. Mi fa piacere. Ah, ecco altri due clienti. Vado io, stai buono. Buongiorno. Noi siamo qui per dei televisori.
E avete scelto il negozio giusto? Io ho degli ultimi modelli arrivati proprio dalla adesso. Germania. Dalla Germania, vedo che lei è informato. Questo è il modello CX2536, sa un telecomando piccolo così? Cento canali, solo io ce l'ho! Guardi, che noi siamo dei finanzieri. Mi fa piacere l'alta finanza del mio negozio. Banche? Volete una partita all'ingrosso? Ma cosa ha capito? Siamo della finanza! Ha presente le fiamme gialle? Pompieri. Ma quali pompieri? Siamo della finanza! E giusto appunto, parlando del modello CX2536, arrivato dalla Germania... Solo televisori importati illegalmente, caro lei. Illegalmente? Che cosa significa? Ho anche il mandato, ne? Guardi qua. Ma io c'ho tutto a posto, i libri, i quaderni. Ho l'ordine di sequestrare. Ah, sì? Ragazzi al lavoro, sequestrate. Sequestrate. E lo sapevo che non poteva andare. Figurati se una giornata a me poteva andare bene. Porca miseria, maledetta disgraziata. E togliete! Con questo ballo! Giù, tutto il giorno! Permette. Ah! Se vuole, può fare opposizione. Ma che opposizione? So io che cosa devo fare. So io che cosa devo fare, a chi devo reggere! Ma come, egregia signora, lei viene qua a raccontarmi una storia di ella, di incantesimi. Ma avanti, siamo alle soglie del 2000. È questo che mi preoccupa, signor commissario, che siamo alle soglie del 2000 accadono ancora queste cose, lei capisce. Comunque lei è un tutore della legge e mi trovi una legge che configuri la cosa della Yellenton. Sotto certi aspetti si potrebbe configurare per esempio il reato di plagio. Ecco, plagio, Yellenton, basta che l'arresto. Ma che arresto? E con quali prove poi? Vogliamo pazziare? Vabbè, ma lei mi trovi qualche cosa, signor commissario. Secondo lei io da chi devo andare? Dall'idraulico? Voi dovete difendere un cittadino onesto che si trova in brutte acque. Intanto mi dica chi è. E se sul pianerotto di casa mia, lei l'arresta e basta. No, no, lei lo deve nominare, cognome e nome. No, facciamo una denuncia contro ignoti. Tanto io l'accompagno, lei lo becca e ci dà 20 anni, 25 anni. Per sporgere denuncia mi deve dire contro chi. Mi faccia quel nome, lo esigo, lo pretendo. La Iella non esiste, se lo deve mettere bene in testa. Non esiste. Mi meraviglio di lei, commissario, che parte europeo dall'accendere napoletano. Sì, sì, sono napoletano. E meno sì. Male! Che mi sono premunito di tutti questi piccoli amuleti e amuletini. Ma che servono? Ma che e servono? Invece controlla. Ma che servono? Di che cosa ha paura? Qua siamo in questura, ci sono centinaia di poliziotti. Le finestre sono ben chiuse, le mura qua sono belle solide. Ma guardi che quello... Quello attraverso i muri è come un laser. Per cortesia, stia calmo. Mi faccia quel nome! Signor commissario, la prego, non me lo faccia fare. Io sono a pensiero, sto tremendo, sto sudando, grondi. Guardi. Senta, mi faccia quel nome. O la sbatto dentro per resistenza e oltraggio. Avanti! Guardi che è sotto la sua responsabilità, sì. Commissario. Insomma, si vuole decidere? Ma la smetta, la pianti. Avanti, mi dica quel nome. Aspetta, scusi un attimo, che è meglio premunirsi. Quello è potente, potentissimo, signor commissario. Sì, se la questione io sarei già morto di una morte congenita, naturale e la palissiana. Che c'entra la palissa ora, questa su? È tutta roba scientifica, Uffa, mi faccia quel nome. Io lo faccio. Sì. Prenda in mano l'antidoto. Per cortesia, signor commissario, prenda in mano l'antidoto, la prego. Questa è il gobbo maschio, porta bene. La gobba femmina invece porta iella. Mi faccia quel nome e basta! Io lo faccio, eh? Sì. Corindo? Sì. Corindo Marchella! Ha visto? Ha visto che è successo? E meno male che abbiamo tenuto in mano questa roba, se no ci veniva addosso il palazzo di giustizia. Ma no, signore, è stata la ruggine che ha fatto cadere quel coso. Vada via, che non ho tempo da perdere con lei. Un momento. Vada via, prenda questo. Prenda questo, via. Stia fermo, questo no, metta qua, stia fermo. E mi sono incasinato, signor commissario. Vada, attento ai vetri, vada. Arrivederci. Vada, per carità. Ah, mi scusi, signor commissario, mi sa che mi sono fregato il tampone e il portatimbre. Vada, sparisca, vada via. Emergenza! Sì, suonate. Mi potete pure ammazzare a me, io più forte di così, non ci vado. Anzi, metto pure la prima. Ma rimbambito, hai cambiato? No, sto sempre con tua madre. Chi c'è la precedenza, c'hai? No, la precedenza ce l'hai il carofuro perché porta iella. M'hai fatto fa pure male, m'hai fatto fa. L'anima degli mortacci tua, sitte mio. Quando stai? Ah, stai qua, non te faccio vedere io. Quando scappi, fermi. Alto mare, bene, tu corri, Freddy McGuire. Salta su. Corri. Questo è il cassetto. Ma dindarolo, sitte mio. Ma chi è quello? Parente. Sono contenta di averti incontrato, ma perché tu ne hai più palestra? Perché ho avuto un sacco di cose da fare, un sacco di disgrazie, poi ti spiegherò. Bello questo parco qui. Sì. Aria buona, verde buono. Anche tu sei buono. Pedala, bicicletta rassoda, muscoli. Rassoda, sì. Oh, come si frega? Dove stiamo andando? Non è che mi fai salire di più, io soffro di vertigini, Non ti preoccupare, ci siamo arrivati. Ah, c'è la porta antifurto. Piace te qui?
Sì, sì, bello, bello. Una volta che ci sono i tappeti e il quadro, è una casa. I'll show you something. Oh. Questa essere cucina. Cucina, sì. Questa essere stanza dove io fare ginnastica aerobica. Non passare sotto la scala, per carità. Perché? Portaiella, poi ti spiego. Questa essere bagno che io andare molto bene, ah, sai. E questa essere mia camera da letto. Ti piace? Bella, grande. Io straniera, però. Non potere pagare con la mutua. Come la mutua? Il mutuo. La mutua? Vabbè, ho capito. Io potere pagare con contanti. Con piccolo aiuto, amico carino. Beh, piccolo, mica è tanto piccolo. Qua ci vuole un grande aiuto, amico carino. Questo costa. Però è bello. E poi a te non è che ti manca di trovare un aiuto di un amico, diciamo, sei così bella. Io davvero ho trovato un amico carino. Ah, sì? Tu essere. Senti, Alain, avevo iniziato un certo discorso con te. Mi dici sempre di parlare aerobicamente e questa volta ti parlerò così. Io ho molti capelli in meno e molti chili in più. Mi chiamo pure Alto Mare Secca. Che ne direbbe la nostra amica Gen Fonda? Posso tendere? Gen Fonda a dire sempre fare, sempre fare. Sempre fare? Sì. Fino in fonda? Sì. Chi me lo doveva dire a me? Let's go. Qui sul cemento, sì. Sul cemento. My love. We make love and the cement are made. Sì. Bello. Attenta al calcestrunzo. Strunza chi? Calcestrunza. Ah, la calcestrunza. L'innominato. Cosa dire? Devo andare, devo andare. Scusami, sorry, poi ti spiego. Alto mare, alto mare. Il borsello. E dopo... Alto mare, alto mare. Ecco perché. Ecco perché. Che è una pigna questa? Sì. Grazie. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata, mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto, mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Presto! Che è successo? Un'altra disgrazia? È colpa tua, papà! È tutta colpa tua! E che ho fatto io? Calluccio mi ha lasciata! Dice che in questa casa non si respira l'aria dell'altura, ma quella della palude! E te che non sopportavo, papà! Consumista! Io sono il consumista! E lui il disgraziato consumista che mi ha consumato 180 dentifrici, 108 saponette, un quintale e mezzo di pasta, si è fottuto! Questa è la iella che sta in questa... Oh, un momento, la iella. Se l'ippopotamo ti ha lasciato vuol dire che non è tanto iella. Vuol dire che è fortuna. Se ne va, sono sicuro. Sei insensibile. Papà! Ma fammi come puoi essere così insensibile? No, 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 calma, bambina mia. È successo anche a Marina de Santa Cruz. Almeno tu non hai il suo bambino in grembo, eh? Su, via. Ma... non lo so veramente, mamma, ancora questo. Cosa ne va a dire che si incide nel babaciore? Mamma mia, sei andata con quella bianca! Non ne vuole più sapere, beh! Oh, come sono sfortunata! Che la femmina mi ha fottuta! È bianca! Che bianca è me! Cosa devo fare? Fa l'esame finestra, la prova della molla, vedete un po' chi è più bianco. Senti, la mamma! Perché quella è più bianca non si può. Lo sventuro si è abbattuto su questa casa come nella 128esima puntata di Fatal Crest! Ah, ci sono voluto 128 puntate di croste e creste, come cazzo si chiama, per capire la iella di questa casa! Alto mare! Il re dell'occulto, via del casaletto 27, cancelletto di sinistra, si riceve solo per appuntamento. Fissami. Mi stai fissando? Sto cercando, perché lei c'è un po' di strabismo, sa... Ma devo stare molto così, professore, perché c'è un'artrosi cervicale che mi tira il nervo. Se la maledizione vuoi sortire, qualcosa devi patire. Comunque abbassa. Grazie. Una maledizione ti circonda a 360 gradi. Se la maledizione è karmica, non ci sono speranze. Se poi la maledizione non è karmica, allora vedremo cosa si può fare. E come facciamo noi a stabilire se c'è questo karmica o no? Svuota la mente da ogni pensiero. Non ho ferretto, scusa. Svuota la mente!
mente da ogni pensiero. È afferrato adesso. Bene, ma non si arrabbi, io non avevo sentito, scusi. Svuota la mente da ogni pensiero. Sì. Svuota la mente da ogni pensiero. Te lo senti vuoto adesso? Oh. È vuoto, vino iettatore. Alto mare, sì. Vuoi tu distruggerlo? Neutralizzarlo? Ricacciarlo nelle tenebre? Rispondi sì. Eh sì. È di origine falese? No, è di origine del nord, fa l'ingegnere. Ma che stai dicendo? Ah, baffetti, pizzetto, occhiali neri. No, un tipo tranquillo, sorridente. Allora è dell'altra categoria, quell'occulto. La iella che emanano risiede in un pelo irto e setoso che cresce sul loro corpo. Cercalo e strappalo! E la luce tornerà a splendere su di te. Sì, lo so, professore, ma come faccio a trovare questo pelo irto e setoso? Mica è facile. Su cazzo dei tuoi! Ah, adesso è chiaro, ecco. Vuoi andare? Un momento! O scendo, non pagare la mia segretaria, i soldi, dammilo a me. Sì. Il mio onorario è 200.000 lire. Sono poco, sei contento? No, no, sono contentissimo. E adesso, prima di andare via, lasciamoci col saluto della fratellanza universale. Sì, però non è che proprio lei mi ha fatto un prezzo da fratellanza universale. Azza, 200... Arrivederci. Stato buono. Ingenzo, Ingenzo, più mi gratta e più ci penso. Scoma fonta! A mano lo scoccio! Tanto mare! Ma non prenderà fuoco tutta la casa! No, no, sto facendo la purificazione in arabo che funziona. Hai portato il fuoco verde? Sì, sì, ma ti sembra che facciamo una cosa giusta di invitarli a cena? Ma che scherzo, ho architettato tutto alla perfezione. E proprio facendo questa cena, prendi la bottiglia, dammi il sonnifero. Ora, mettendoci dentro un po' di questo, che si addormenterebbe pure un cavallo. Ah, l'innominato si imbriaca che dorme e gli posso strappare finalmente questo pelo irtessetoso dalla pelle. Ho paura, Alto Mare. E se poi ci succede una disgrazia come a Vincente Solinas nell'ottantesima puntata? Giovanna, ti risponderò come J.R. nella nuova serie di Dallas davanti al pozzo di petrolio nel deserto in fiamme. Correremo il rischio. Pamela, fine della puntata. Squisito questo piatto. Tutto il pranzo è American style. Sono ricette di Victoria Principal. Ecco. Ah, davvero? Molto buono questo vino. Ha un sapore particolare, un po' sulla marognolo, ma va giù che è un piacere. E lei lo mandi giù, è buono. Voi non bevete? Beh, veramente siamo tutti analcolici in famiglia. Buono, eh? Ma com'è simpatico lei, signor Altomare. Io ho questo umorismo strano, così... No, basta, mi vuol far ubriacare. E perché no? E pensare che in questi ultimi tempi ho avuto l'impressione che ci evitaste. No. Ma che dice, signor Marchiello, per carità, anzi... Magari a trovare sempre dei vicini di casa belli e simpatici come voi. Allora perché? Perché, siccome sono successe una serie di disgrazie una presa all'altra, adesso per esempio è immandinentemente che mia figlia si è lasciata con fidanzetto. Capisco, i primi dolori, le prime disillusioni. Coraggio, signorina, chissà che non torni presto. Mai! Ma perché, papà? Chi sarà quest'ora? No, ma dicevo... È ritornato signorino Carluccio! E la pace scenda sul desco dei giusti! Sei tornato, Carluccio! Sembra il ritorno di Garcia Mineiro! No, il ritorno di Godzilla, rapeto a zero! Jenny! Mi segno! Direi piuttosto il ritorno del figlio al prodigo. Signor Mondo, a non perdere una ragazza così ha avuto buon gusto. Ah, sono e anche Bonneso, ha sentito l'odore della pappatoia, è vero, Bonzo? Ancora, papà! Dove sei stato, amore mio? A Kathmandu? No, a Frascati. È lì che sembri a Kate l'hanno tosseto a zero. Lì c'è una confraternita indiana. Strano, però. Parlavo di lui e... Oh mio Dio. Ti senti male, cara? Beh, mi è scoppiata una tremenda emicrania. Tesoro, ho un toccasana per emicrania eccezionale. Grazie. No, lasci che il misterioso oriente le venga in aiuto, signora. Che cos'è? Un rimedio sovrano. Ah, rimedio sovrano è roba sì, di bozzi certo. Giapponesi. Vabbè, insomma, ho capito. Beh, deve essere buono perché sei il bambacione di queste cose, l'intendo, i bozzi. Beh, mettiamolo nell'acqua. Proviamolo. Ma mettiamolo tutto, non è che può far male. Oh, scusatemi. Mi è preso come un colpo di sonno. Bene, bene. Parlavamo. Ah sì, di coincidenza. Io parlavo di lui e lui arriva. Questo mi ricorda un altro episodio. Ero sull'autostrada. Una macchina mi sorpassa. Mi rivolgo a mia moglie e le faccio... Se quello seguite così finisce fuori strada. Lei non ci crederà. No, ci credo. È morto? 2 soli chilometri più avanti lo vedo volare giù dalla scarpata. Me lo ricordo benissimo. Autostrada Roma-L'Aquila, chilometro 70,3. Sì.
A sinistra un burrone, a destra un altro burrone. L'uomo vola giù con un urlo. Una frittata. Che brivido! Potrei citarne ancora? No, no, non ne citi più, per cortesia. Sono casi, coincidenze. Sì, coincidenze. Come se dicessi adesso squilla il telefono e le annunciano qualche brutta notizia. Alto mare, il telefono! Perché non risponde? Perché non risponde? Alto mare, tesoro! Ma insomma... No, niente, c'ho un grembo alla mano, ogni tanto mi sento... Vado io a rispondere al telefono, Sì, chi è? Ciao, tu hai dimenticato il borsello, ricordi? Il borsello? Ah, il ragioniere Borsello? Sì, ma me lo prendo domani, con calma. Perché domani? Io posso portare adesso. No, ma che scherziamo? È meglio che ci vediamo domani direttamente in banca, ragioniere. No. Arrivederci, tante cose. Io chiedo scusa, ma non riesco a tenere gli occhi aperti, non resisto più, bisogna che mi distenda. Non so che cosa mi succede. Accompagno io. Ottima idea. Sono mortificato. Sì, amore. Non si preoccupi. Grazie, Alto Mare. Mi raccomando, venga solo. Certamente, che scherziamo. No. Mio Dio, che caldo. Che ci hai messo lì dentro? La shisha, l'SD, HB? Che molto di più. Hai fatto la prima cosa buona della tua vita. Corri, Alto Mare. Vengo subito. Mia. Ciao, carissima. Come mi dispiace. Mettetelo a letto, mi raccomando. Sì, a letto. Tu pensi a stare in gambena. Ciao. Vi abbiamo rovinato la festa. Non fa niente, non si preoccupi. Venga, Alto Mare, venga. Ma chi è là? Non è abituato a bere tanto vino. Mettiamolo subito a letto. Ha il sonno così pesante. E lo irto. Irto e sedoso. Alto Mare. Sì. Gettiamo la maschera, ti piaccio. Faccia secondo, con fammi tua. Ma che ti frega di Corinto, tanto non lo svegliano neanche le cannonate. Fammi tua. Fammi fare una telefonata urgente, per cortesia. Devo telefonare. Mettiti in libertà, tu, Ma io sono già in libertà. Ancora più libera. Bella. Bellissima. Sì, più libera. Vengo su. Sarai bellissima. La casa secca? Pronto, come dottore? Chi è? Giovanna, sono io, Alto Mare. Senti, fammi una cortesia. Chiama la moglie dell'innominato al telefono. E dalle chiacchiere, capisci che io ce l'ho capito. Ok. Arrivederci, tante cose come dottore. Non resisto. Ecco, adesso sono tutto tuo. Bella, bellissima. Sì. Quanta roba che c'hai. Ma mi piace, ti voglio, mi piace. Che c'è? Ma come sei maschio, come sei possente. Ah, questo è il corno della caccia alla volpe. Ogni mattina vado alla caccia. Sta suonando il telefono. Lascialo suonare. Sarà per mio marito. E appunto, se una cosa di tuo marito è una catastrofe, un maremoto, un terremoto del nono grado della scala Marchiella. No, lascia. Aspetta, Tieni. Pronto? Ludovica? Sì, sono Ludovica. Ti è d'aiuto, Alto Mare? Il tuo marito è così gentile, lo vuoi? No, tienilo pure se ti serve ancora. Io sono ben contenta se me ne libero un po', cara. Irto e sedoso. Alto Mare, dove sei? Ah, ma che fai? C'era Gianito che correva, Corinto che gemeva. Hai risposto al telefono? Sì, era Giovanna, tua moglie, che mi voleva attaccare un bottone. L'ho liquidata, l'ho staccata la spina. Adesso ti voglio tutto per me, ho il fuoco nelle vene. Sì, anch'io, però... Però non ce l'hai? Un'aspirina effervescente con un po' d'acqua minerale non gasseta. Perché? Perché io se non prendo l'aspirina effervescente non mi eccito. Mi eccito solo con l'aspirina. Dammene due, tre, cinque. Amore, ti aspetto qui, Vieni subito, porto una bottiglia nera. Ciao. Sì. Non mi danno mai il tempo di fare niente. Ecco. Madonna di ribalta. E questa è una foresta. Sono cespugli, non sono peli questi. Dove lo trovo quello irto? Che mi tocca fare? Che schifezza. A questo punto taglio tutto. Per gli estremi rimedi. Che devo fare? Vado a prendere la lametta. Figurati, questo c'è il raso elettrico, eppure modello vecchio. Un pannello, un pannello. Questo, ci posso mettere la schiuma da barba con questo? E la lametta. Bruno, nel negozio c'è la lametta. Alto Mare!
Amore! E che ci fai tu qua? Ho portato Borsello. Ah, ci porto il tuo indirizzo palestra. Thank you. Piccola dolce, testa pellata, amore italiano. Tu vuoi fare amore con me? Sì, sì, certo, sì. Certo che sì. Voglio fare l'amore con te. Oggi, tomorrow, tomorrow, tutti i giorni, quando vuoi. Ma perché capitate sempre nei momenti in cui io non posso, eh? Tu sempre mi dici non mai posso. E non mai posso. Perché? Ma perché se non la faccio adesso la barba, quando la faccio per trovare il coso da mia madre, no? Ci devo fare un massaggio tutte le sere con un bagno schiuma e la schiuma da barba. Ciao. Ma non è che questi hanno sbagliato episodi e vogliono scopare con Dorelli? Pure l'ascensore ci si mette, tutto organizzato contro di me. Il signor Secca a che piano, per favore? Quinto. Mamma. Alto mare, sei tu? Ma dove ti eri cacciato? Perché suona il campanello adesso? No, non è che ho suonato il campanello, ho provato a vedere se funziona, perché se arriva qualcuno non si sa mai. Senti, Giovanna, io... Ciao! Ma non dovevi essere al negozio? Tu hai visto casa mia, io ora vedo la tua. Sì. Amore, vieni qua, io voglio fare l'amore. Tu altra amica? No, no, è mia madre che ha quella malattia di Edipo, sai, strane, che mi coccola, mi dà il latte col biberò, vuol fare... Ah, mamma. Beh, vengo per me. Vai di là, bevi qualche cosa tu, io ti raggiungo. Ah, c'è pure l'arterosclerosi. Mamma, non rompere, per piacere. Alto mare, ce ne andiamo in camera da letto. No, 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 in cucina, meglio, in cucina. Più ci tende. Sì, sì, qua, vieni. Sullo spigolo, così. Oh, bella, oh, bellissima. Che aspetta, perché vado a spogliare. Torna subito. Non ti muovere. Alto mare. Stai così. Dove vai? Non mi lasciare solo, alto mare. No. Alto mare, che succede? Succede che mia mamma c'ha l'arterosclerosi sgaloppante. Senti come sgaloppe. C'è proprio un punto che ho dovuto chiudere. Stai calma, eh. Chi è? Chi è? È la mamma. La mamma. Mamma? Sì. Tu hai avere due mamma? No, è la mamma della mamma che vorrei vedere come sta la mamma e poi smamma. Non ti muovere, eh. Mamma, no, nonna. Nonna. Tutto bene? Giovanna, c'è nonna Giovanna. Ci vediamo dopo, nonna. Ah. Amore, ecco, la senti. Cosa vuole la tua nonna dalla mamma? Adesso spiego. Dunque, la mamma vuole che la nonna viene a trovare... Per... Voglio fare l'amore, aprimi la porta! Ecco, vengo subito, un momento. Sì, amore, no, nonna di... Amore. Mamma, tu... Mamma. Dai, apri la porta! È aperta. Ma che dici? È vero, è aperta, alto mare. Alto Maruccio, mamma, come stare? Stesa. Stresa? No, stresa, stesa. Che ho dovuto dare il tacco in destra. Che, no, nel senso che il tacco fanno alla clinica, il tacco quando uno ha l'aterosclerosi, no? Allora rimangono. Cioè, si fa l'iniezione antisclerotica. La lettica al cervello e tu basta non ti muovi di qui, aspetta. Bosco tutta la foresta pietrificata. Ecco. Ah, quest'uomo peloso, tua mamma? Tu essere gay, ricchiona! Ma quale ricchiona? Per questo tu non farai amore con me! Ascolta, Ellen, tu forse non capisci che cos'è la iella. Alla! Alla! Allora, lui siccome la porta, io ci devo strippare questo pelo lungo e peloso, poi ti spiego. Vai via, è tutto finito fra noi! Ma come, tu mi dai pure... lo so... Corindo, io ti spenno vivo a te. Ecco fatto. Com'è pesante l'innominato. Come lo giri giri fa sempre schifo, pieno dappertutto. Ero irte setoso, ubila mettam, disgrazia cessant. Amore, ma non ci farà male bere così di primo mattino, eh?
Paro, il buongiorno si vede dal mattino. Vita nuova senza iella. Bridere. Auguri. Ecco. Allora, al ritorno della pace e... alla tranquillità in famiglia... al ritorno di Carluccio. Questa non è una bella notizia. Non bevi tu? No, la nostra religione non ce la consente, padre. Meglio così, così divagrisci tu e l'elefante indiano. Starà Carluccio! Oggi siano benvenuti tutti nella mia chiesa, anche i bonzi. C'è il dottore? Sì. Padre, ti vogliono dal negozio! Allora è Berlusconi da Milano, quello ti ordina 5-6 mila videoregistratori come niente! Dottore, adesso venga, questa notte hanno svaligiato il negozio! Su, venga! Hanno svaligiato il negozio? Ma come hanno svaligiato il negozio? Me lo dice adesso! Ma... allora non è servito depilarlo! Hanno portato via tutto! Lo dovevo scorticare, scotarinare vivo! Guardi qua, guardi! È già arrivata anche la polizia! Oh, la piazza pulita! Lo dovevo disintegrare io, altro che me lo irto. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Buongiorno. Non ci sono segni di affrazione sulla porta strada. Io ho lasciato la porta aperta quando è venuta L. Saranno guai pure con l'assicurazione a questo. Eh sì, perché adesso è una disgrazia appresso all'altro, quella è una ruota. Secondo me c'è qualcuno che le porta iella. Senta, tocchi questo, questo è speciale. Sono stato 4 ore per farglielo capire, signor commissario. Adesso l'ha capito che c'è uno che porta iella. Tocchiamo, tocchiamo. Siamo alle soglie del 2000, La sfortuna continua a perseguitarci. Pare addirittura che ci abbiano svaligiato il negozio. Giovanna! Ah, scusa, mi sta arrivando. Ciao, mamma. Sto bene. La bomba di Hiroshima è un trick track di fronte alla disgrazia nostra. Sto scendendo. Hanno rubato tutto. Praticamente tutto. Ci hanno lasciato una cuffietta, 4 metri di cavo e un disco di Claudio Villa. Ah, Giovanna, dammi un tranquillante, ti prego, sto bene. Non so più quanto si sta battiti, guarda, niente. Cosa posso fare? Un tranquillante! Un tranquillante? Mariella! Mariella! Sì, vai a prendere un tranquillante per papà! Mi dispiace, mammina, ma ho buttato tutto quanto! Ma come sarebbe? Carluccio dice che le medicine sono veleno! Da oggi in poi in questa casa ci si cura soltanto con le erbe! E allora fatevi gli impacchi di ortica al cervello, tu rinoceronte! Ma come, io sto male, tu... Stai calmo, mi sento male! Datemi un tranquillante, qualche cosa! Ma non ce l'ho, forse Jenny! Ah, Jenny, quella è nevrotica, urla sempre! Quando la cerchi non c'è mai questo. Jenny? È uscita a fare la spesa. La spesa, io sto male. Macumba Macumbera, edizione Lucifero. Se il demonio è il tuo padrone, uccidilo. E lei? E lei la disgraziata, è Jenny che mi porta iella, ha capito? Adesso ho capito tutto, perché io la maltratto sempre quella maledetta. Nera è lei e nera è la magia. Guarda, guarda, ecco, questo sono io, queste sono le disgrazie mie! Io lo distruggo tutto, distruggo. Me l'ero preso a quel povero disgraziato di Marchella. Gli ho tolto tutti i peli intorno alla pella. Gli vado a chiedere scusa, ma... Stai calmo. Marchella! Marchella! Alla! Alla, mi scusi. Volevo dire che è stato... Che notte! Che notte! Che incubo! Ci voi siete aggrediti? Mia moglie si è svegliata con un bernoccolo così in testa. Io, guardi, depilato, rasato, tutto. Anche nell'intimo. Pure lì. Chissà, forse un maniaco sessuale. Ma no, che maniaco sessuale? Ma lei non l'ha riconosciuto, non l'ha visto in bagno? No, ero confuso, sa quel vino. Ma allora è un delinquente comune. Sa quelli che rubano i tappeti e ti fanno la barba? Secca! Sì? Ma quel suo genero stravagante. No, quello è Bonz, quello è Bambascioni, ce l'ho sulla punta dell'esofago, si figuri se... Eccola qua, disgraziata, ma che hai fatto mio marito una fattura? Che dite, signor? A che la femmina fedende che mi ha pigliato, mamma mia, l'ha già fatto! Ma allora? Ma non c'era un virus, sa quelle influenze che adesso arrivano dalle Filippine e ti prendono... Ma allora i capelli? Già. E questo pelo terribile che più taglia più ricresce. Guarda, qui, guardi. Questo è il mio martirio. Questo? Sì, questo, questo. Ma è irto? È setoso. È setoso? Irto. Azza, allora è lui. Aspetti, non si muove, Che glielo strappo io. Magari mi farebbe un vero piacere, perché io provo sempre un certo senso a strapparlo. Però lei... Attenzione, secca. Attenzione, lei è grosso, potrebbe cadere. L'avevo detto io. Presto, mettetelo sulla lettiga, attenti. Oh, oh, oh,
Una bella fortuna, però, è caduto dal quinto piano e non si è fatto niente. Ma... vuol dire qualcosa? Parla, amore. Dica, dica. Si avvicini, che non ha la forza di parlare. Parla. Tu! Presto! Signore e signori... Guarda, la 1, la 1, la camera 1. Che? Ah, ed ora, signore e signori, ve l'affezionati spettatori di Teleprovincia, il vero re dell'illusione e della magia. Sono di qua. Ah, della magia. Signore e signori, buonasera. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le grand Gaspard. Scusate se ogni tanto parlo un po' in francese, ma ho lavorato molto all'estero. Parigi, Londra, New York. Mago, ma chi vuoi via per... Silenzio, lasciatelo parlare. Non cominciamo con queste interruzioni. Ah, silenzio! Ecco, ecco il segnale. Gli extraterrestri sono in contatto direttamente con me. Posso iniziare? Judy! La mia valletta. Ma dove è Maria Rosa? La figlia di Mafalda, la Maria Rosa, la cintura. Ah, Maria Rotti, se va di piedi! Zitto! Ma avevi detto che eri svizzera e che non ti conosceva nessuno. Io ce morivo di venire in TV. Maria Rosa, non ce fai la mossa! Prendere il latte per cortesia, grazie, e posarlo qui. Molto bene, Judy. A parte la mossa! Signori, ora state per assistere ad un numero eccezionale, con il latte. Da queste parti il latte non manca mai. Complimenti, Judy! State attenti, signori, il latte lo verserò nel cilindro. Sì. Attenzione, signori, il bello verrà dopo. Verserò questo latte nel cilindro, dopodiché lo verserò in testa a qualcuno. Eh? E voilà! Voilà, da queste parti il latte è imbottigliato alla fonte. I gradini, signori e signori, attenzione! Occhio al latte nel cilindro! Lei ha paura, vero signore? La vedo preoccupato, anche lei è preoccupata! Ma non siete voi le mie vittime, è lui! Visto? Non fa più lo spiritoso! Grazie, grazie! Lo vuole controllare? Prego, se lo metta, se lo metta! Ma sei tu che te lo dai in sì, passa l'audio! Pubblicità! Ma come sei pubblicità! Gaspar, lascia andare, vai a preparare l'altro numero! Gaccia e caciotta, di la latteria Cesarelli, 80° chilometro della Timberina. Ricordate, latteria Cesarelli. Ed eccoci alla scatola magica, magica, magica. C'è qualcuno che gentilmente si offre di salire sul palcoscenico? Io! Lei? Ma neanche se mi danno il doppio della paga. Venga lei, mi sembra una persona vuota, un vero signore. Controlli bene e dica ai suoi amici cosa vede nella scatola. Ma ci sta? È vuota. È vuota, vuota, come le mie tasche. E ora riguardi, cosa vede? Un coniglio. C'è un coniglio. Un coniglio, si accomodi pure, grazie mille. Il panchetto, please. Appoggiamo Leandro qui. E poi porteremo avanti il nostro cilindro. Questo è il momento magico, signori. Rovesceremo il cilindro, prenderò la mia bacchetta magica e lei non mi dica dove me la devo mettere, sennò io gliela ficco in gola. E al mio comando, Leandro dalla scatola magica salterà nel cilindro. Siete dubbiosi, eh? Uno, due, tre, up! No! Leandro, andiamo a prendere Leandro. Leandro, ferma! State fermi, che non è nemmeno mio. Pubblicità! Galeo, guardi il rubinetto, il bagno da cambiare. Preparati per il finale! Il re degli idraulici, cura di metallo. E ora, signore e signori, signore e signori, in attesa di avere notizie del nostro Leandro, un esperimento sconvolgente, angoscioso e perché no, drammatico. Avrete il piacere di assistere all'uccisione di un uomo con questo martello. E non è un martello finto, ma pensi un martello vero. Signori, sentite il botto. Oh, non ci sarà mica pericolo. No, è una cosa scientifica, non ti preoccupare. No, vedi, questo qui va giù così e questo poi torna su. Prova, dai, prova. Vedi, questo va giù così e questo ritorna su. Poi io lo riporterò in vita con questa bacchetta magica. Vogliamo introdurre il nostro ospite? Io ti prego! Ecco la nostra vittima! Un applauso per il nostro amico! Vedi quanto è brutto! Ammazzalo davvero! Effettivamente, ma non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace! Come disse la moglie di Lino Banfi. Bene, allora proseguiamo. Judy, il martello. La bacchetta a me. Iniziamo, si scosti un attimo. Copriamo il capo del signore. Signori, un attimo.
Un momento solo. Ecco qua, attento a scavalcare il pallone, eh? Attento. Signori, silenzio! Ho bisogno di molta concentrazione. È un numero assai delicato. Chi ama l'emozione avrà pane per i suoi denti. Vado? Eh? Tutto a posto? Ma serio? Ma ho ammazzato sto figlio della burina! Ma chi sei, Polifemo? Mamma mia! No, signori, la palla doveva andare al posto della testa, capito? Per ogni non senti, io non... Torri, è finita anche la trasmissione, scusate, signori! Il Grand Gaspar! Signori, signori, avete visto? Ma hai visto che cosa hai combinato? Ma è lui, non ho visto che non ha messo il pallone? Ma che pallone? Te lo do io il pallone, se no... 100.000 e io me ne vado, ci ho rimesso anche il coniglio. Ma il coniglio non lo faccio ingoiare! Ma ragazzi, facciamo... Il Grand Gaspar! Lo spettacolo! Ma questo è Chi è? Sono io, cavaliere. Io chi? Gaspar, il grande mago, l'illusionista. Si è fatto l'arte. Aspetta, aspetta, non ti vestire. Io aspetto, ma sono già vestito. Non dico a te, imbecille. Ma noi dobbiamo parlare, cavaliere. Lei è il mio impresario, sì o no? No, cosa fai? Cosa fai? Aspetta, aspetta, amore, aspetta, amore. Ah? Mi mette in imbarazzo, non mi aveva mai chiamato, amore, cavaliere. Taci, taci. Taci tua! Sto zitto, ma chi parla? Oh, no! Che me lasci? No, ti prego, non andare via! C'è il fidanzato mio che mi aspetta! Oh, come mi lasci male? Sì, ma se hai detto per 10 minuti! Male. La unica, mia sola, accidenti! Hai rompicoglioni! Le donne sono così... No, che donne dico a te! Perché, che ho fatto? Ma come, cosa hai fatto? Stavo facendo un provino a questa meravigliosa attrice, questa nuova, superba donna, tutta cervello. Cavaliere, scusi un attimo. Dove sei? Accidenti, è il terzo reggiseno che mi dimentico in 2 giorni, con quello che costano. Sì, è veramente la nuova Bergman. Assomiglia anche... Cosa vuoi? Perché sei venuto da me? Ma cavaliere, ma da chi devo andare io? Lei è il mio impresario, il mio rappresentante. Oggi mi è andato male anche lo spettacolo. Per farlo so, stare pasticcini. Tutto ti va male a te, tutto. Non riesco più a trovarti un contratto. Non ti vuole più nessuno. Ma come non mi vuole più nessuno? È perché due anni fa io ho avuto l'artrite alle mani, ma oggigiorno sto montando un numero che nemmeno a Las Vegas. Tutto basato sul fluido. Ma quale fluido? Ma quale Las Vegas? L'artrite? Ma se non sei capace di farne... Non sei neanche capace di far sparire un pasticcino. L'hai nascosto là dietro, tiralo fuori. Sparito. Cavaliere, la prego, mi ascolti un attimo. Gaspar. Sì? Sei finito. No. Cambia mestiere. Non me lo dica. Mi dia almeno un centone. Io devo portare qualcosa a casa. Lo faccio almeno per i miei figli. Quali figli? Tu non hai figli. Ma mia moglie è in attesa. In attesa di cosa? Del centone. Oh. Cavaliere, io vado. Solitaria chiama Bove 1. Folpe solitaria chiama Bove 1. Passo! Qui Bove 1, chi sei? Passo! Qui Folpe solitaria. Cosa tu fare? Passo! T'ascolto, perché? Passo! Allora prego ascoltare questo. Ma li mortacci tu a testa fio della mignotta, ma freghi sempre, ma che ce l'hai con me, moda, faccio vada io! Agoati! Lo so che qualche lazialaccio zozzo che se nasconde da ste parti, ma giuro su Falcao che si racchiappo lo trincio! Gli faccio un coso d'esta portata, avete capito? Andiamo, Arberito, non fa piazzate! È pronta la pasta! E non ne posso più tutti i giorni come io sto in ascolto, ma mollo in una pernacchia! E tu te fai frega sempre! E te credo! Mi cambia sigla, mi cambia voce, mi parla francese, mi parla inglese, non ci capisco niente, solo la pernacchia è sempre uguale. E tu non c'è badà, devi essere superiore. Abracadabra, vedi voilà, costrusse tuo marito sta arrivando. Ah, ce risemo. E smetti l'alberico, ricordati che Gaspare paga per contribuire al menage. Ma quale menace? Quello c'ha solo due manacce per portarsi da mangiare in bocca. Tu sei mia sorella e ci penso io, ma il papà dentro casa per non me sconfimpera. Amore. Gioia, tesoro. Oddio. Come va? L'ascensore. Lo so, l'ascensore si è rotto un'altra volta. Non ho nemmeno
il boccaglio, ma sei pazzo, il fiatone! Cosa fai? Amore, tesoro, gioia! Lo sai che quando mi baci non capisco più niente? Lo so, io... Ti prego, andiamo di là un momento. No. Un attimino solo! Sono troppo stanco. Sono 2 giorni che non ci vediamo. Ma non vedi che sono preoccupato? Ma dai! Ma ho dei problemi gravissimi! Amore, amore, un attimino solamente, ti prego! Dopo mangiare. No, sì, adesso! Dai, lasciami stare! Adesso! Ah, guarda chi c'è! Adesso! Ciao, Alberico, come stai? Stai bene? No. Mi fa piacere. No, volevo dire, mi dispiace, scusa. Che c'hai? Ma no, niente. È il solito radiamatore che gli fa dispetti. Ancora? Io vado in cucina a piare la pasta. Ecco, bravo. Fai l'uomo di casa ogni tanto. Alberico sta attraversando un brutto momento. Chi lo dice? Gli hanno trovato la pressione alta. Poverino. Il dottore dice che si deve mettere a dieta. E sarebbe ora. Lui avrebbe bisogno di un forte impegno politico. Ma che c'entra? Una serie di digiuni di protesta, il sistema migliore. Ma no, il dottore dice che l'essenziale è di mettersi a tavola senza troppa fame. Mm. Fare in modo, insomma, di guastarsi l'appetito. E la pasta? Ma sono mangiata io per guastarmi l'appetito. Tanto a me non mannava. A me sì, però. Te la rifaccio. Così, capisci, io mi siedo a tavola senza troppa fame. Mi basta una bistecca, io sto a dieta. Ho capito. Ho capito, bella dieta, vedrai come dimagrisce tuo fratello. La faticaccia. Sta a bistecca. Che adesso se mangiamo era in un quarto di marzo, io me la so incollata al mattatoio e c'è uscita sta Fiorenza. È la trasformazione delle cose. Il vitellino mangia l'erba, poi se fa grande, arrivo io e ci faccio le bistecche per me, mia sorella e mio cognato. Ti è. Magna. Magna, che roba buona. M'hai preso per Pluto? Attenzione cittadini, donne, uomini e bambini! Un'occasione d'oro, sarete irripetibile! Affari, amori, fatture! Ecco voi il Gran Gaspare, indovino, preveggente fattucchiero, pronto a mettere a vostra disposizione per modica spesa i suoi poteri magici, metafisici, medianici! Abracadabra, re di voilà, il grande mago, eccolo qua! E passiamo al momento del numero, signori e signori. Da questa magica scatola adesso vedrete uscire cose pazze, addirittura fantastiche. Buongiorno sempre. Patente, libretto e assicurazione. Che ho fatto? Divieto di sosta, occupazione arbitraria di suolo pubblico, disturbo della quiete cittadina, inoltre pure travestimento non autorizzato. È solo una giacca da fracco. Gomme lisce? No. Veicolo non omologato, mancata licenza di commercio. Ehi, signore! La chiamo. Dice a me? Non lei, l'altro. Ah. Venga, si accomodi. Sì, sì. Vada, vada. Ma chi io? Non abbia quello è il palazzo della Marchesa dei Lade del Querceto. È proprietaria di mezza regione. Va bene, ma non la conosco. Sì, ma sta aspettando. Va. La prego, venga, la prego. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso. Prego, signori, si accomodi da questa parte. Ave Maria, grazia plena, Dominus. Venga, venga. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso. Oh. Ave Maria, grazie. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris. Avanti! Marchesa? C'è il mago? Gaspar. Gaspar è qui. Bravo Artemio, so che di te mi posso sempre fidare. Fallo venire avanti e apri il sipario. Che altro devo fare, signora Marchesa? Non mi rompere i coglioni. Signora Marchesa? Sì, che tu saresti il mago. Canestrari Gaspare, in arte Gran Gaspar. Ah, e accomodati qui vicino. Che? Non ce l'hai il sedere? No, per avercelo ce l'ho, è che non so dove metterlo. Piglia quella poltrona. Ah, grazie. Scusi, ma... Siediti! Sì. Accostati, hai visto quella gente di là? Sì, l'ho vista.
Un po' l'aria di figli di Bignotta. Dillo, sono i parenti miei. Quelli, siccome devono ereditare tutto, ci hanno provato a farmi morire prima. Ma se la sono presa nel culo, perché io morirò, ma per i cazzi miei! Lei è di antica famiglia nobile, vero? Ma tu ci pensi? Mi tocca morire per una bronchite asmatica. Alla mia età. Lo sai quanti anni ho? Insomma, adesso così su è difficile. 318. Però, io al massimo gliene avrei dati 210, 215. Fa lo spiritoso tu. Dal 1798 io sono stata bruciata due volte. Una volta a Castel Sant'Angelo e un'altra a Campo dei Fiori. Io dovrei andare perché ho... No, sta fermo, non ti muovere. No, chi si muove? Guarda che non sono matta, T'ho fatto chiamare perché ho sentito la tua voce dalla strada e ti volevo parlare. Non ci credi che sono una strega? Io ho conosciuto il diavolo, si è innamorato di me e mi ha posseduta analmente e mi ha dato i poteri magici. Adesso che sto per morire, vorrei che tu potessi seguire la mia strada. Io la ringrazio, però il fatto di essere posseduto dal diavolo analmente non è che mi piaccia molto. No, non c'è bisogno di questo. Ah, ecco. Io posso trasmettere i miei poteri anche per bocca. Io per adesso rinuncio, signora. In comunque in futuro se... Ma perché... siediti! Stronzo! Apri il comodino. Sì. C'è una bottiglietta giallina. Sì? Prendila. Sì. E anche il bicchierino. E anche il bicchierino, ecco qua. Bevi un sorso e concentra la tua mente. Concentrati. Cos'è? È pelo di culo e piscio di coniglia incinta. Bevi un altro sorso. No, ne ho già bevuto uno, scusi. Bevi. Ah, ribevo, sì. Adesso ripeti con me. Sangue a striscia. Mefistaccio. Mestifaccio. Paracelso e Claromonte. Piracchio e Belzebù. Prendi l'altra bottiglia. Bene, mettili un po' nel bicchierino. Ecco. Bene. Bevi. Ma cosa? Io come dove... Bevi. No, scusi, io ho già bevuto due volte, poi lei ci ha... Bevi! Sì, E adesso... Tieni questo libro. Ora tu sei veramente un mago. Hai poteri soprannaturali. Adesso ti ho acceso il dono! Io la ringrazio molto, ma come posso fare per sdebitarmi? Oh, niente. Tornami a trovare, però. Quando? Ti chiamerò io. Quando vieni, portami un cono gelato al pistacchio. Pistacchio? Posso? Adesso vattene, che mi sono rotta le palle. Arrivederci, Marchesa. Grazie. Buona giornata, signore. Scusi. Spara questo! Se la vacca non vi figlia, se la vigna non vi piglia, se la scrofa non si ingrassa, se la moglie non vi spassa, c'è malocchio, c'è iattura.
E io c'ho pronta la fattura. Tu saresti uno stregone? No, proprio uno stregone no. Però sono una specie di mago con quei poteri che avevano una volta gli stregoni. Io l'ho conosciuto uno stregone vero. Teneva la barba, teneva l'occhio di fuoco e teneva le corna. Tu ce l'hai le corna? Non credo, però non si può mai sapere. Che cosa vi serve? Qui non piove da 3 mesi, il raccolto se ne va a fa fotte e non c'è manco l'acqua per bere. E allora come fate? Con vino, no! Ma se bevete vino e avete risolto il problema, cosa posso fare per voi? E con vino non ci s'annaffia, ci s'embriaca, sa fa piova tu? Beh, io veramente, io sarei... sono un mago, un super mago doc di origine controllata. Sì, posso anche far piovere. Ma di chi davvero? Te voglio credere, però devi far piovere sul potere nostro e non sul potere di Santino che sta qui vicino, perché è un disgraziato. Se lo fai, te do un milione. Calma, un milione mi sembra un po' troppo. Non so, direi... 100.000. Però anticipate, perché questa è la tariffa del sindacato maghi. Ma voglio fidà. Sono vero? Sì, ecco qua, però t'avverto che se non fai piove te famo pagare a bastiani. Una caciotta? No, te rombo lo culo. Pioverà e lei non avrà questa piccola soddisfazione. Ma piove davvero? Ma certo, signora. E allora vado a prendere l'ombrello. Brava, così si fa, questa sì che è fiducia. Un attimo solo, vediamo dove... Ah, eccolo qua. Ah. Acqua, acqua, per lo mago che ti invoca, vibra. Acqua vieni e manco poca. Acqua, acqua sta qui sotto e mo viene tutta d'un botto. Ma che cazzo di mago sei? Lei non mi deve interrompere, perché lei mi fa sfuggire tutto il fluido. Ma che stai a cercarla qua sottoterra? Noi volevamo che piova dallo cielo, per aria. Ma questa è rabdomanzia al contrario. Non capite che l'acqua da sotto andrà in cielo e poi cadrà sulla terra sotto forma di pioggia. Tra poco il cielo si oscurerà, un tuono forte rimbomberà. Con un lampo senza l'uguale verrà giù subito il temporale. Guardi che lei non mi deve rimanere attaccato. No, no, dove vai te vengo io. Ma no, ma non si può così, lei interrompe il ritmo. Arito, io non te perdo di vista. Allora io non mi assumo la responsabilità. Me l'assumo io, non te preoccupare. Se l'assume lei. Sì. Va bene. Albero grande, albero bello, accogli tutti sotto il tuo ombrello. Guarda che sole. Ma che te sei scemita? Apri l'ombrello, non vedi che c'è lo sole? E se piove all'improvviso? Brava signora! Ah, silenzio! Ma io non so far piovere, ma cosa mi è venuto in mente di raccontare a questi che... Eppure vibra! Mo te faccio sentire io come vibra su bastone! Scappa, scappa, dammi su bastone! Pozzi cicari! Amago, tanto non ti servi, sa, devi da scendere, no? Io ti aspetto! Ah sì? Aspettiamo, tanto io tempo. Io no! Che vuoi ricevere solo le preghiere? Ma perché non me lo so? Il libretto della marchesa. Visto? Padella, padellone, peto, petomane. Lei ha la faccia giusta. Pisello. Ah, ecco! Ecco, pioggia! Pioggia! Pluvia Juventus, no cave cielo, invoca Ioves, pluvio panelo, scarpito pilo, giusque te sangue, terque quaterque, acqua torriente. Ioves panelo, invoco il cielo, in esto asilo me scalpo un pilo. Terque quaterque, sinere cerque, immantiniente acqua torriente. È stato? Piove! 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 Sei in ascolto, Bove 1, passo! Pronto, qui Bove 1, sono in ascolto! Ma che parli, francese, passo? Oui, je suis de Monte Carlo, il principato di Monaco. Je suis Albert, le frère, il fratello di Caroline, passo! Davvero il figlio del principe sei? Passo? Passo! Oui, sono io in persona! Che grande emozione che me dai! Grande emozione, pure un gran coglion! Ma va a
Vaffanculo destro, boiaccia zozzo! Una volta per fare la pernacchia, un'altra volta per rifare la pernacchia! Che è successo? E che è successo? Mi ha fatto la pernacchia francese adesso! Ma se riesco a chiapparlo, io gli sfascio il muso! Oh, tu vattene, levate le mezzo. Ma dove vai? E dove vado? Vado su in terrazza per sintonizzarmi col cinese. Almeno anche se lo capisco quello, non corro rischio di beccare la pernacchia, non corro rischio. Oh, non t'arrabbià, che te fa male la pressione. E io vado in terrazza per farmela abbassare. Parlo con i cinesi, sono un miliardo di persone educate. Mica sono lazialacci zozzi quelli. Guagnoc. Osaka, Osaka. Ecco l'atmosfera, c'è la pellicola nella macchina anche. Conosce il cinema giapponese? Toshiro Mifuma. Ocho, Ocho, Fioi Ocho. Osaka, la cintura. Osaka. Uto. Stemate, stemate. Prima le 50. Ma perché mi rovini l'atmosfera? Tu mi distruggi. E poi sono in credito di 50.000 dell'altra volta. Non vale, Il vil denaro. Ti pareva che lo lasciava aperto. Non chiuse porte, non fermi scrigni. Fluido mio forte, spirti benigni. Crocchio ti scrocchio per mia magia, Lucchetto ti ordino di saltar via. Ah! Chi è? Ah! È fatta! Ho il fluido! Lo sento! E avevo ragione! Amore, sei eccezionale! Ma basta, fatti una camomilla! Ma è possibile che niente ti distolga dalle tue manie sessuali? Ecco, ecco, il vil denaro. Osaka! Osa! E tu! Culo! Che cazzo è? Banzai! Craxi! Otto! Pronto, chi parla? New York, Londra, Parigi? No, mi dispiace, cavaliere. Tiburtine 3, terzo Roma. Ti do un secondo per dirmi che cosa vuoi ancora. Certo, cavaliere. Cavaliere, mi basta, mi basta. Senta, lei ha presente la pioggia? Sì, e allora? E allora basta un gesto dalla mia mano, perché ho dei poteri soprannaturali. E appena faccio il gesto, giù, il diluvio. Cosa ne pensa? No, ma cosa fai? Sta ferma. No, devo andare, il mio fidanzato è geloso e sta giù che mi aspetta. Ma almeno i soldi. No, mi dispiace, gli accordi sono accordi. No. I 10 minuti sono passati. Giorgio-san, Giorgio-san, ti prego. I soldi, i soldi, i soldi almeno. Che soldi? Lei è il fidanzato della gentil signorina. Sì, perché? Osa. Cavaliere, mi sente? Sì, ti sento. Cosa ne dici del diluvio? Adesso te lo scateno io il diluvio. Un diluvio di vaffanculo! Come ti permetti di entrare nella mia vita privata? Ma cavaliere... Cosa vuoi, il mio sangue? Birra! Ciao, Bove Uno. Birra! Adesso cosa fai? Che stai a telefonare? Io? No, per carità. Bastardo! Beh, che ce l'hai con me? No, è che io sto cercando di montare un numero nuovo, il ventriloquo. E non ti permettere mai più di darmi fastidio! Coglione! È che adesso tra un po' finisce. Non ce l'ho ancora sotto controllo. Fallito! Finito. Meno prima a te o a quella ziale che c'è in panza. Ah, ma allora hai aperto il cassetto e stavi a telefonare a casa mia! L'infamone! Che è successo che stavo a telefonare a quell'infamone, hai capito? Aperto il lucchetto e sta aperto il telefono! Ma cosa grida? Non lo vedi che a posto? Aperto il lucchetto! Non lo vedi? Fermalo! Hai capito? Fermalo! C'ha ragione, il lucchetto è tornato al posto suo! Vita! Oh, scusa, ma che sono diventato matto? Oddio mio! Ciao, la pressione alta, non ci capisco più niente! Mi scusi, conosce il signor Canestrari? Che sei, un vigile urbano? No. Sei da polizia? No. Dei carabinieri? Nemmeno. Un ufficiale giudiziario? Ma no. Oh, ma che cazzo sei? Guardi che sono l'autista del commendator Raggiotti, della Raggiotti Società per Azioni. Ah, il commendatore l'industriale?
Sì, certo, il mio principale vorrebbe conferire urgentemente con il signor Canestrari. Ma per un lavoro? Ma credo di sì. Che brava persona che è mio cognato. Mo' io vado a chiamare subito. No, aspetti, non c'è bisogno, basta che gli dia questa lettera. No, no, vendete, ho detto, vendete tutto. Ma insomma, non capite mai niente. Avanti, venga, venga. Ecco, sì, sì, poi ricomprerete in chiusura. No, è chiaro? Non capite assolutamente niente, come al solito. Buongiorno, commendatore. Io sono Gaspare Canestrari. Gaspare Canestrari? Beh, forse ho sbagliato, vado. Ah, sì, il mago! Ma certo, s'accomodi, s'accomodi pure. Ah, la marchesa del Querceto mi ha fatto il suo nome come del suo discepolo prediletto. E io allora mi sono permesso... Lei condivide? Lei condivide di essere il suo discepolo prediletto? Ah, sì, beh, sì, condivido. Allora... Mi scusi la franchezza, sì. Vero? Ma lei del mago non ha proprio un cacchio. Me lo hanno già detto, però... Allora guardi, stia bene a vedere. Qui ci sono tre buste. Una, due e tre. Qui dentro ci sono tre grossi affari. Affari di miliardi, eh? Però io posso fare uno solo di questi affari. Lei mi deve dire quale. C'è il trucco? No, tutto in regola. O lei forse preferisce rimanere solo? Sì, forse anche per via della concentrazione. Faccia pure col suo comodo. Ah, ha tutto il tempo che vuole, eh? Sto infatti vedendo se... Ha fatto? Questo mi stavo per... Non ha fatto? Non ancora, commendatore, adesso un attimo... Non si preoccupi, ha tutto il tempo. Grazie. C'è questa soluzione nel libricino, vediamo. Affari... No, c'è. Buste, ecco. Buste... No, commendatore, stavo per... No... No, non ho ancora finito, mi devi dare un attimo. Comodo, comodo, comodo. Grazie. Anghingo. Ha avuto la mano fattata, caro Gaspar. Non è molto, è solo il 2% del mio guadagno netto, ma le spetta di diritto, se l'è meritato. Anche se lì per lì... Beh, adesso glielo posso anche dire. L'affare che lei mi aveva indicato era proprio il peggiore. Pronto? Come? No, no, le merci non devono passare per New York. Solo uno scalo tecnico. Va bene, fatemi sapere. Sì, caro, capisco che 50 milioni non sono molti. Canestrari. Canestrari, se n'è già andato? Mi dispiace, eccellenza, ma il gran Gaspar è molto occupato. Sì, capisco, eccellenza, ma non posso darle appuntamento prima di 2 mesi. Si accomodi. Sono molto, molto contento di lei. Come si sente ora? Alta, magra, una super figa. Ah, la cassa. Iole, sono loro i prossimi? Sì, caro. Grazie. Si accomodi. Però... Quant'è? So 200.000, signore. Un momento che controllo. Vadi, vadi. Cosa posso fare per voi? Maestro. No, non mi mette in imbarazzo, prego. Dunque, spiegatemi qual è il vostro problema. Mo grande mago, viviamo una situazione d'inferno. La prego, metta al nostro servizio tutti i suoi infallibili poteri. Io posso dare l'illusione delle cose, ma non la soluzione. Mo anche l'illusione va bene, vero cara? Sì. Spiegatevi. Ecco, io e la mia signora siamo proprio come due calamite contrapposte. Ci respingiamo. Che strano. Che? È che vedendola così la signora è un pezzo di... insomma, è appetibile. Scusi. L'apparenza è quella. Provi a baciarla. Prego? Provi a baciarla. Io? Ma è necessario? È proprio necessario, sì. Lo faccia. È necessario. Lo faccia. Vada, vada. Vada pure. Ma no, cosa fa? La deve baciare sulla bocca, con trasporto. Sulla bocca? Sì. Ma sì. Scusi, può aprire un attimo gli occhietti? Io vado. Sì. Sì. Io, scusi, la sua presenza.
sofferenza non facilita molto. Ho preso la scossa! Cosa le dicevo? Ma è sempre così? Tutte le volte. Adesso, cara, spogliati. Ecco, no, no, scusi. No, non si preoccupi. No, no, non è necessario. Mi creda, è necessario. Le dico che... Ah. Lei quei due seni lì li trova eccitanti? Sì. No, cioè, scusi, volevo dire... Lei me l'ha chiesto, io... Devo allora dare... provi a toccarli. Non scherziamo. Vieni, grande mano. Io, scusi, ma io... Non... Su. Io vado. Le ho detto vada. Devo? Sì. Ma su, li tocchi tutte e due. Basta. Ma no, ma con le due mani, insieme, tocchi. Sì. Tocchi. Tocchi. Porca miseria, ma è una pila elettrica, signora! Ha visto? Ma lei non approfitta mai con il suo rasoio elettrico, attacca la spina e... Interessante. Maestro... Bella donna, vero? Adesso che la mia signora si è tolta il vestito, lei deve toccarla sui fianchi e accarezzarla. No. Sì. No. Sì. Non esageriamo. Io ho capito il problema. Maestro, la prego. Su. Lei deve sentire... Ma no, guardi, è inutile insistere, io non posso entrare. Avanti! Ma perché non vuol provare? Venga, venga! Ma cosa aspetta? Guardi che è incredibile! Dove? Le mette le mani sui fianchi. Mm. Sui fianchi? Più giù, più in basso. Più basso. Le mani sulle natiche. Sulle? Sulle natiche. Le stringa. Le stringa forte! È una briccona! Uno stringe lei! E adesso proseguiamo. Dovrà mettere la mano là. Là. Scusi, io la mano là. Ah, no, no. Faccia come le dico io. Lei deve mettere la mano là. Guardi che anche la magia ha un limite. Eh? Lei è un marito tollerante, ma io la mano là. Con lei qui non la metto. Allora? Lei deve andare. Va la bene. Prego di essere molto gentile. Va bene. Devo chiederle di aspettare fuori. Io metto la mano là, hanno messo l'uovo. Per lei. Io rischio, rischio. Ci va di mezzo la vita e la sedia elettrica, ma io vado. Ma... Nemmeno il sì. Scusi, ma lei lì va a 220 o a 125? Non c'è elettricità. Non c'è, vado. Sì. Vado, li vedi, li vedi, li vedi. Ma lei morde! Ma cos'ha lì, una tagliola? Ma lei è combinata malissimo, signora, capito? Molto male. Ecco. Ma ha visto, appena... Tac! Sapesse lui, sta peggio di lei. E sì. Ti credo che sta peggio di me. Io con le dita. Ma lui controlli, con... Ma cosa controllo? Non controllo proprio niente. Guardi, faccia una cosa, se la porti via, sì, si è rivestita, insomma, brava, maestro. Se la porti via, la faccia vedere da un elettricista e poi dal dentista che le toglie anche i denti. Prego, vada via, brutto nano. Vada via, vada, vada. Andate al circo Togni, aia. Sono 200.000, è bravo il mago, eh? Sì. Ma mancia mai? Che mancia? Stolazione. Una buona. No, no, guardo. Vado dal Gran Gaspar. Sono il cavaliere Aldrovani. Aspetti, no? Su, si accomodi. Grazie, che gentile. Che lusso, che ambiente. Chi è lei, per favore? Ah, signore, io sono il cavaliere Aldrovani. Ecco. Aldrovani, sì, detto? Sì. Trattasi di cose urgenti. Mi dispiace, ma non vedo il suo signora, nome. Signora, la prego, faccia no, la brava, mi faccia parlare col mago. Signora, maestro, la... Maestro. Maestro. Oh! Ah! Oh, le Gran Gaspar! Chi è quest'uomo? Chi l'ha fatto entrare? Non ha appuntamento, via! Ma come grande mago, non riconosci in me il tuo agente, il tuo rappresentante, colui alla mammella del quale tanto latte d'esperienza hai succhiato? Io avevo un agente, mi trattava pesci in faccia, dicevo che ero una nullità, che non avevo talento, non sapevo fare nulla. Supremo! Cala. Divino. Meglio. Gran Gaspar, trattasi di cose importanti, centinaia di milioni, ti prego, un secondo soltanto, sì? E va bene, se lo signori permettono... Prego. S'accomodi pure, i grandi non servono ancora. Ah! Il contatto fisico no, è troppo, prego. Precedo? Sì, a destra. Voilà, un affare colossale, un affare da 450 milioni, una tournée europea. Naturalmente divideremo 50-50 le spese, l'organizzazione. Andremo in tutta Europa, 25 delle città più importanti, Monte Carlo, Amburgo, Kronenborg, Amsterdam, tutte... Beh, anche Lourdes. No, questa è un'altra tournée, un polacco. Tutto, ecco, 25 fra le città più importanti, ci sarà stampa, cinema, Rai, TV, tutto, capisci?
Un affare meraviglioso, colossale. Prima però... Prima però? Oh, un dettaglio irrisorio. Non sono stato neanche a stigmatizzare una cosuccia. Sì, però prima vorrei sapere di chi si tratta. La televisione. Sì, vorrebbero uno scontro in diretta. Le Grand Gaspar contro Sylvain. La grande magia secondo per secondo su 5 network contemporaneamente. Io e Sylvain in diretta. Sì. Non accetterà mai. Mi ha firmato. È un incosciente. È geloso pazzo di te. No. Non vede l'ora di distruggerti. Lo farò sparire. Ecco, ecco, ti prego, ti prego. Ecco qua. Firma. 50-50? 50-50. Vabbè. Oh, il mio piccolo coniglietto. Buongiorno. Buongiorno, signore. Vita mi sghignazza. Andiamo? In paradiso. Ma insomma, possibile che devi arrivare sempre così, dietro alle spalle? Mi spaventi! Amore, ma sei stanco! Non hai mangiato niente! Riposati un po'! No. Facciamo l'amore! Bel modo di riposare, stai ferma! Stai ferma! Ti ho preparato un caffè! Sì, questo mi piace, buona idea! Sto sistemando la tua corrispondenza! Allora? C'è una lettera strana! Che di dice? Una certa Marchesa del Querceto! Marchesa del Querceto? Ti scrive per dirti che voglia del gelato al pistacchio! Buono! Che vuol dire? Quando è arrivata? Stamattina, però di 10 giorni fa. È arrivata al vecchio indirizzo. Porca miseria. Vado. Ma, Gaspare! È lei. L'aspettavamo da tempo. Si accomodi, prego. Ah, è venuto finalmente. La zia l'ha tanto cercata. Mi dispiace, ma la lettera è arrivata con ritardo. Come sta? Bene, credo, bene. Mi fa piacere. E dov'è? Al cimitero. Ah, è uscita. Si è rimessa. È viva. È morta. Come morta? Morta. Era ora, La nonna ha lasciato questo per lei. Evviva! 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 Spero che verrai subito, perché i poteri soprannaturali stanno per esaurirsi e per averli definitivamente dovrai esaudire il mio ultimo desiderio, il gelato di pistacchio, altrimenti tornerai a essere lo stronzo che eri. Colpe, se la lettera è arrivata in ritardo, che cosa dovevo fare? Ho perso i miei poteri proprio il giorno della sfida con Silvia. Che dovevamo fare con questi gelati? Io dai. Che se sente male? Ecco, quello che vi raccomando è la massima imparzialità. Il vostro giudizio verrà valutato da... Dov'è? Dov'è quel disgraziato che non è ancora arrivato? Che corpi che ci avete? Sono rovinato! Scusi, allora... ho telefonato a tutte le questure, a tutti gli ospedali e nessuno mi sa dire niente. Cavaliere, non lo trovano. Ma come non lo trovano? Qui siamo rovinati. Sono 500 milioni di penale da pagare. C'è un certo cavaliere Aldro Brandi? Sono io, perché? Abbiamo raccolto con l'ambulanza un tipo strano in stato di shock. E lui allora? Sì. È uno biondo con la faccia da biondo. Dice che ci sarebbe una lauda mancia se lo portiamo da sua gente. E che aspettiamo? Diamogliela! Venite con me! Andiamo da corsa, su! Cielo. Un momento, andiamo. Ah sì, la mancia. Ecco la mancia, vieni. Avviamoci intanto, ti prego. Ma quanto gli dai? Ecco. Anzio, portalo dentro! Eccolo! Cos'è successo? Le poste mi hanno rovinato! Sono svaniti i poteri! Ma com'è possibile? Niente, la vecchia... Io sono arrivato in ritardo col pistacchio. Ma non ti preoccupare, che risolvemo tutto. Voglio andare. Andiamo. Assumatemi. Prova la tua. Ma cosa ridi, buffone? Non ho più il fluido, non ho più niente. È finita. Chi è? Tuo cognato. Ci ha avuto una pensata che è la fine del mondo. No, ragazzi, non contate su di me. Io non... Ma vedi tuo cognato che ti ha trovato. Guarda che c'è... Abbiamo avuto un'idea mostruosa. Vedi questi? Sembrano due lenticchie. Sono due microauricolari attraverso i quali tu sentirai tutto. Tutto quello che lui ti trasmetterà o che io avrò trasmesso a lui. Insomma, quello che devi indovinare, quello che devi fare, i movimenti.
I movimenti in scena! Cosa gridi? Non sei il primo. Prova uno, prova due! Provo, mi senti, mi senti! Prova uno, prova due, mi stai a sentire tu! Io mi metterò un microfono qui. E chi è? Da 5 minuti il gran Gaspari in scena. Sì, ma non guardi, non si guardano i maghi prima di entrare in scena. Ecco. Io non ce la faccio. Non ce la posso. Sarà un trionfo. Sì? Preparati, fra 5 minuti in scena. Non posso, non ho più il fluido, sono un uomo morto. Tu sei un uomo morto? Se fra 5 minuti non ti presenti in palcoscenico, hai capito? Ed ecco, cari amici telespettatori, alla presenza di una giuria qualificata e di un notaio, la grande sfida. Da una parte l'astro nascente della nuova magia, l'estroverso, l'imprevedibile Le Grand Gaspar. E alla mia sinistra uno dei più celebri maghi del mondo, il grande Sylvan. Inizia per primo Le Grand Gaspar e il sensitivo nell'esperimento I tentacoli della mente. Ah sì? Che adesso vi illustrerà. Ah certo. Voilà. Il signor Solfiti andrà in platea e ritirerà un documento a caso che poi consegnerà nelle mani del nostro insospettabile notaio. Io girerò le spalle al pubblico e dirò i dati dello stesso documento. Vai, vado io? Bene. Qualcuno mi dà un documento? Io! Vediamo un po', vediamo. Ah, lei che è vicino. Adesso questo lo consegniamo al notaio e i dati compariranno in sovraimpressione sui teleschermi. Dai, Gaspare, che appena appare la scritta te lo dico, dai, Oh, e mo che succede? Non sento niente. Lo dico. Fa vedere come gli ammoli. Mo te dico tutto, Gaspare, vai. È una patente. Intanto stabiliamo che è una patente. Di Fabio Zambuto. Fabio Zambuto. Ah, Zambuto. Patente numero 2744. 44. 019. 019. Veda, veda la strana, senti. Sì, sì, no, 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 aspetta, S. S. Com'è bravo. Sì, esatto. Bravo. Benissimo, benissimo. Guardate. Dottor Soffitto, mi sento male. Guardi, guardi. Faccio vedere il film. Perfetto, straordinario. Com'è bello. E adesso, a lei, signor Silvano. Grazie. Ebbene, signore e signori, questa sera voglio presentarvi un fenomeno di levitazione totale. Cercherò di far volare una persona a mezz'aria, al di fuori di ogni legge gravitazionale e fisica. Osservate, osservate sempre molto attentamente. C'è qualcuno di voi che vuol volare? C'è qualcuno che vuol fare un viaggio? Bene, ora scegliamo a caso una persona che voglia volare, che voglia gravitare a mezz'aria. Ecco, vedo una signora, vedo una signoria, una splendida ragazza. Vogliamo fare un applauso a questa splendida ragazza per cortesia? Bene. Un bel applauso, prego, alla signorina. Silenzio, prego. Ecco, vuole girarsi un attimo così? Bene, mi guardi. Si concentri. Con la tre.
fatto un trucco, se si rompe il filo casca. Anche Gaspare lo saprebbe fare. Certo. E anche meglio. Sì. Signorina, si svegli. Grazie. Grazie. A me puoi dirlo. Qual è il trucco? Non c'è. A lei, Gaspar. Su, coraggio, forza. Forza, 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 Gran Gaspar, forza. Fai io vedere a sto Silvan, ma chi è Silvan di fronte a te? La benda! Sempre più difficile per le Gran Gaspar. Adesso eseguirà un numero particolarissimo. Bendato, recupererà un oggetto che vi farò dare da uno del pubblico e consegnerò ad un altro. C'è qualcuno che mi vuol dare un oggetto? Bene, prendiamo questo e vediamo a chi possiamo consegnarlo. Ecco, a lei. Siamo pronti, Gran Gaspar, puoi iniziare. Cavaliere, dimmi tu che io devo dire. Avanti. Dice avanti. Avanti, Gaspari. Avanti. 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 Sinistra, no, destra. Allora, è uno scherzo, lo fa apposta. Oddio, c'è un'interferenza, io non ci capisco più niente qua. Il nostro è un partito di sinistra che combatte la destra reazionaria. No, 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 indietro, indietro. Fronte temporalesco, avanza, ripeto, avanza. Oh! Gaspar, sei un buffone! Più niente. Ma che sta succedendo? Silenzio! È stato solo uno scherzo. E mi fa piacere sentirvi ridere perché vuol dire che vi siete divertiti. Ma adesso andrò a presentare un grandissimo numero. Grandissimo. C'è Raptus. Ballette, la cassa per cortesia. Il numero della cassa del mistero. Chi è che vuole partecipare? Chi è che vuole entrare nella cassa? Io prendo. Lei stia seduto, è troppo grande, non vede? Io. Lo so io chi devo prendere, lo so io. Venga, venga lei, venga lei a fare il numero della cassa. Ma venga perché? Con me. Le faccio vedere io adesso come vanno le cose. Venga, mi segua con tranquillità, non c'è pericolo. Il signore ha paura. Un bel applauso per il nostro ospite. Ha visto che bel applauso? Fate entrare il signore nella cassa. Cosa facciamo? Un bellissimo numero, quello delle spade. Eh? Le spade. Tranquillo. Ci tolga questa bellissima giacca e la consegniamo alla valletta. Attenzione, attenzione. Entri pure. Lei è sposato? Mica tanto ancora. Meno male, non ci saranno vedove. Sto scherzando, grazie. Lasciamolo calmare. È tranquillo adesso? Insomma. Siamo alle spade ed ecco che andiamo ad infilare la prima. Pronto, pronto. Sono pronto. Un uomo come lei non deve aver paura. In buone mani, ecco. È passata la prima. Applauso. Seconda spada. Arrivando, lei non deve temere. Vado, calma. Passa, anche la seconda. Numero 3. La numero 3. Si piega. Farà meno male. Attenzione che il gioco diventa sempre più difficile, La comincio. La comincio. Ah, sua, stia tranquillo che adesso gliela stiro io col ferro. È passata! Un bel applauso per il signore. Voilà! Adesso la numero 4. La 4. È la più pericolosa. Attenzione perché il pericolo arriva dal basso. Attenzione! 4. Ah!
Aiuto! 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 Bestia! Assassino! Ma rovinato! San Sebastiano, ma ridotto! Come San Sebastiano! Ragazzi, al tempo, ragazzi! Per piacere, siamo in diretta con questo pubblico meraviglioso e voi volete litigare. Questo è un errore, d'accordo, a tutti i maghi può succedere di commettere qualche errore. È chiaro? Non voglio che litigiate, vi voglio amici, amici! Per cortesia, guardatemi negli occhi, negli occhi! A me gli occhi. Fermo. Voi dovete ritornare amici come prima. Anzi, voglio che vi abbracciate. In un valzer, in un romantico valzer. E ritorniate amici. Via! Crocioni, se sono messi a ballare con Manusca, io volo, ma gli manca anche tu, gli manca! Piroetta? Bravo! Oh. Iole, su, su, cara, su! Andate! Andate a casa! Sempre amici! Bravo, bravissimo, Silvan, sei grande, bravo! Pronto, garofano verde? Pronto, garofano verde, qui Bove 1. Sì, siamo ritornati nella nostra vecchia casa, fortuna che non l'avevo ancora affittata. E chi? Io, mia sorella e quello sicone mio cognato. Lo senti? Non fa tardi, mi raccomando. Sì. Te la sei presa la colazione? L'ho presa, l'ho presa. Ciao, tesoro, ciao. Gioia ciao. Mia. Che giri no, fai passo, oggi? Oggi c'è il mercato di Monteporzio e poi mi farò qualche casale. No, passo e chiudo. Salutami, Lord Bove. Iole, dammi la camicia che c'ho tre cami da scaricare, ammazzatora! Mariposa Blanca, chi Mariposa Blanca? Quiero hablar con Bove 1. Bove 1, quiero hablar contigo. Escuchas, passo. Bove 1, estás in ascolto, passo. Ascolto e passo. Muy bien, entonces escucha esto. Mali mortacci tua. Io t'ammazzo. Viole, ferma il Bove. Chiudi la macchina che fregano la roba! Attenti al Bove! Hai riempito le pernacchie! Manda scappi, amandraghe! Devi tornare a casa, se non domani!